poco la riapertura delle scuole, quello che si chiedono tutti i genitori, Fiumicino è pronta a riaprire le scuole? Tutto pronto? Quali saranno le novità? Sì, Fiumicino è pronta, il 14 arriveranno tutte quante le scuole. Certo, abbiamo lavorato anche in questo periodo, abbiamo lavorato anche nel periodo diciamo del lockdown, quando tutto era fermo, per reperire spazi, per razionalizzare spazi all'interno delle scuole. Siamo riusciti a costruire di fatto 33 nuove aule per cercare, per dare la garanzia del distanziamento. Ora, poi il lavoro ancora non è finito, ecco perché io insisto su un concetto determinante, cioè quello di capiremo l'apertura, vedremo quale sarà l'impatto, anche l'impatto, le novità, diciamo delle direttive che abbiamo, dei protocolli di carattere sanitario, il personale che si mette al lavoro, i bambini che anche in termini psicologici naturalmente saranno messi di fronte, diciamo, alla novità assoluta di una situazione come quella che stiamo vivendo. Sulla base di questo siamo pronti anche a fare ulteriori passi, ulteriori interventi, ma sempre dentro un quadro anche di carattere sperimentale e verificando in termini critici e in termini autocritici anche eventuali altre misure da prendere. Però ne abbiamo prese tante, abbiamo preso, fatto un grandissimo lavoro e veramente non da soli, con il personale della scuola, con le direttrici didattiche, con il personale in assoluto che hanno lavorato in tutti questi mesi. C'è una piccola polemica, alcuni presidi hanno scritto una lettera alla regione, secondo loro è necessario rinviare l'apertura. Condivide questa linea? No, io non la condivido. In questi presidi ci sono le due presidi delle scuole superiori. Non so cosa si sia fatto da parte della città metropolitana, interventi sia sulla scuola Grassi, l'istituto Grassi, che l'istituto Leonardo da Vinci. E ci sono tutte e due. So che si sono lamentate anche pubblicamente attraverso anche quella lettera. Poi ci sono tre altre direzioni didattiche che fanno capo alle scuole di base. Anche scuole e direzioni didattiche dove abbiamo fatto e stiamo continuando a fare interventi massicci, proprio di distanziamento, di reperimento di aule e così via. Questo l'ho trovata strana, perché l'ho trovata più una operazione politica che un'operazione di verità, oppure si doveva dire onestamente, per questo problema pensiamo che sarebbe il caso di non aprirlo, ma non in un modo generico, così dove presentando, diciamo, un po' una situazione dove non si è fatto quasi nulla. Non è così, non è vero. Noi abbiamo fatto, appunto, i dati sono quelli che abbiamo detto, la stragrande maggioranza tuttavia non ha chiesto nulla, è consapevole che noi possiamo tentare aprire il 14, apriremo il 14 e poi ci renderemo conto man mano, diciamo, che avremo l'apertura, man mano che faremo lezioni, se abbiamo bisogno di fare provvedimenti aggiuntivi. Quindi sarà appunto un anno che sarà tutto in evoluzione e parlando di scuola non si può non parlare di giovani. Abbiamo visto che i numeri su Fiumicino sono tornati a quelli del lockdown, la maggioranza sono giovani. Si sente di fare un ulteriore appello ai ragazzi Sì, della città? un ulteriore appello, perché attenzione, ci sono diverse novità. La novità è che siamo tornati allo stesso numero, di contagiati, di positivi nel momento clou, e quindi nel mese di aprile sostanzialmente, 16. Però con delle novità di rilievo, che non sono anziani, la stragrande maggioranza sono giovani. Anche sotto i 20 anni, anche sotto i 20 anni, alcuni tra l'altro, cittadini nostri, diciamo di Fiumicino,
nati a Fiumicino, oppure comunque diciamo hanno la storia relativamente sulla città. È chiaro che l'estate questo ha dato diciamo la stura un po' a una situazione diciamo di ripresa dalla pandemia, ma questo non ce l'abbiamo solo io a Fiumicino, ce l'abbiamo in senso generale in Italia, in Francia, in Olanda, da tutte le parti, quindi si sta verificando questo, penso alla Spagna, eccetera. L'appello che voglio fare è ritorniamo dentro un senso diciamo di così di responsabilità, di autoresponsabilità, perché se dovesse scapparci di mano diciamo la fase sarebbe veramente una tragedia. Evitiamo la tragedia, per evitare la tragedia, per evitare un altro lockdown, noi dobbiamo creare quelle condizioni e quei comportamenti che sono diciamo condizioni e comportamenti che garantiscono la sicurezza, che garantiscono anche diciamo atteggiamenti di così di sufficienza eccetera, magari anche nei confronti degli altri, non solo fanno danni agli altri, non solo fanno danni ai compagni di classe o ad altri, ma addirittura fanno danni a te stesso, e quindi dobbiamo assolutamente evitarlo. Quindi siamo responsabili, e con questo appello veramente penso che avremo sicuramente un ritorno positivo da parte dei nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi poi anche in tutto il periodo del lockdown si sono comportati bene, si sono comportati meravigliosamente, abbiamo avuto veramente in proporzione anche una proporzione molto minima rispetto alla popolazione esistente, però dobbiamo ancora fare di più e dobbiamo continuare a farlo.